Sono stato un rivoluzionario che ha soffocato i propri ideali nell'eroina. Un poeta che ha perso l'anima in un carcere di massima sicurezza. Scappando di galera sono diventato l'uomo più ricercato del mondo. Sono entrato nella mafia di Bombay. Ho fatto il trafficante d'armi, il contrabbandiere, il falsario. Sono andato in guerra. Sono fuggito sotto il fuoco nemico, mentre altri morivano intorno a me. Gregory Roberts è uno degli attivisti anarchici più conosciuti in Australia. A 19 anni inizia a frequentare l'università, si sposa, ha una bambina e perde entrambi, sia la moglie che la bambina. Da lì inizia una sorta di discesa negli inferi. Eppure la mia storia inizia altrove. Il primo minuto che ho messo piede a Bombay. Una storia come tante. Una fuga, una città e un pizzico di fortuna. Una vita rocambolesca può diventare un romanzo avventuroso, una storia commovente. Quella che Gregory Roberts ci ha raccontato nel libro, il cui titolo corrisponde al nome con cui l'autore è ancora oggi conosciuto negli slum di Bombay. Uomo di pace, Shantaram. Quelli che sono riusciti a sopravvivere con la loro umanità intatta erano spesso gli artisti, e dunque l'arte può salvare. Sotto il falso nome di Mr. Lindsay, Greg si stanca presto di recitare la parte del turista e si lascia portare nei vicoli luridi di Bombay da un Virgilio indiano, dal sorriso subdolo e sornione. Il suo nome è Prabhakar. La prima immagine che ci viene in mente è quella della città della gioia, dove appunto praticamente il protagonista ci porta attraverso le strade di Bombay. E in effetti questa guida spirituale, questa sorta di Virgilio, è quello che apre la strada a Gregory Roberts nel libro e poi anche nella vita reale. Esiste una verità più profonda dell'esperienza, che sta al di là di ciò che vediamo e persino di ciò che sentiamo. È una categoria di verità che separa ciò che è profondo da ciò che è soltanto razionale. E l'unico modo di conoscerla è condividerla da cuore a cuore, proprio come Prabhakar me l'ha raccontata, proprio come ora io la racconto a voi. Lui si è sentito in colpa per tutto quello che ha fatto, non se l'era mai sentito prima, e si sente in colpa davanti alla povertà estrema. Greg si improvvisa dottore e insegnante per i poveri dello slum. Poi l'incontro con Abdelkader Khan, boss della mafia locale, ma anche guida spirituale e figura paterna. È lui che gli cambia la mente e la vita. Rappresenta da una parte l'India, diciamo così, trafficona, cioè l'India comunque dei traffici, della Bollywood, l'India dell'immagine che molto spesso ci arriva distorta, per cui un'India che, diciamo così, può da un certo punto di vista arrabattarsi. Dall'altra invece è un'India dove la tradizione, dove la morale è comunque molto sentita. Lavora per me, mi disse Abdelkader. Ho una specie di missione santa da affidarti. Sentivo i primi crampi allo stomaco. Distolsi lo sguardo. Andremo in Afghanistan, continuò. La patria che non vedo da più di 50 anni. Ti sto invitando a venire con me. Ho conosciuto molto bene due guerre.
quella in Afghanistan e quella nello Sri Lanka. È un combattente disperato, è un combattente che cerca di fuggire dalla vita, da un certo punto di vista dall'altra parte la insegue. È un Roberts che nella fuga del combattimento cerca l'altro se stesso, cerca di rappacificarsi col lato oscuro di se stesso. Nel romanzo Greg tornerà a Bombay a regolare una serie di conti in sospeso e accetterà pienamente il suo ruolo di Shantaram. Nella vita reale, invece, fuori dalla finzione letteraria, Gregory Roberts sarà arrestato ed estradato in Australia. Ho trascorso 10 anni di latitanza e quando sono ritornato in galera, dopo le esperienze vissute in 10 anni, 2 guerre, ho imparato 3 lingue, ho viaggiato attraverso 30 paesi, mi sono innamorato, ho perso degli amici, sono ritornato in carcere e mi sono accorto che non potevo aspettare la fine della condanna per iniziare a vivere. Questa era la mia vita, così ho cercato di aiutare gli altri uomini. Ho insegnato loro a leggere e a scrivere. Molti carcerati non sanno leggere e scrivere. Ho insegnato loro anche la meditazione. La scrittura di Gregory Roberts è dura come l'acciaio, ma ha soprattutto una straordinaria visionarietà che ricorda i romanzi di Joseph Conrad, uno strano impasto di volontà e spiritualità. Una corrente travolgente che ha attraversato l'esperienza dell'autore, trasformandone i pensieri, i comportamenti, il suo modo di vedere il mondo. Perché la vita è così. Procediamo a piccoli passi, rialziamo la testa e torniamo ad affrontare il volto feroce e sorridente del mondo. Pensiamo, agiamo, sentiamo con amore l'appassionata ricerca di una verità diversa dalla nostra. I'm not looking for another as I wander in my time. Walk me to the corner, our steps will always rhyme.